personale il compito di porgere i saluti, il benvenuto e non senza una punta di emozione dare l'avvio ufficiale, anche se in realtà ufficialmente abbiamo iniziato da questa mattina, a questo ciclo di manifestazioni che l'amministrazione comunale del comune di Caulonia ha voluto chiamare il cantiere Caulonia, il cantiere del suono. Dicevo non senza una punta di emozione perché di questi tempi trovare, oserei dire, il coraggio di investire sulla cultura, di riaprire spazi nei quali fare cultura e soprattutto nei quali fare musica non è facile. Il coraggio proprio perché bisogna non solo rimboccarsi le maniche ma anche crederci. Se voi pensate che tutta questa manifestazione che ci vedrà raccolti qui a Caulonia per 18 appuntamenti da questa sera, da questo fine settimana alla fine di settembre, doveva iniziare in gennaio e in realtà, come tante altre iniziative, ancora una volta è stata bloccata e fermata dalla situazione sanitaria. Quindi, dicevo, una punta di emozione perché mi trovo finalmente a ricalpestare un palco dove per professione, per abitudine di vita, sono stato spesso e che mi mancava da tanto tempo. Non voglio tediarvi e annoiarvi con tante parole, il mio compito è quello di dire che in sinergia con l'amministrazione comunale, che adesso avremo il piacere anche di condividere qui sul palco alcuni pensieri insieme, abbiamo voluto immaginare di creare a Caulonia una serie di eventi che potessero in un certo senso farci riappropriare, e parlo anche un po' come se fosse mia, questa terra vista che ormai la frequento da un po' di anni e mi ci sono affezionato anche solo per i rapporti di amicizia che mi legano con molte persone di questo paese. Dicevo, provare a recuperare a partire dalla tradizione e dai tesori, a volte anche nascosti o comunque non completamente rivelati, che questa terra possiede, le sue esperienze musicali. E il concerto di questa sera vuole essere un po' come una sorta di grande amplificatore, grande risonante che voleva in un certo senso richiamare anche la vostra attenzione su questi eventi. Nelle settimane a venire il cartellone è esposto fuori, ma lo trovate facilmente anche in rete. Potrete osservare che abbiamo voluto prestare attenzione a tanti piccoli aspetti di questa tradizione musicale, dall'incontro con l'organetto, con strumenti popolari che ci portano anche verso la grande tradizione della tarantella che ormai da molti anni invece segna il passo a livello musicale in questo paese. Lascio a voi il compito di scoprirlo, anche con la curiosità di andarvi a leggere il programma. Saranno incontri aperti a tutti. La cosa importante che sappiate e che ci farebbe piacere immaginare possiate aiutarci a divulgare anche all'interno del vostro paese e delle vostre conoscenze è che sono incontri per tutti. Non sono incontri per musicisti offerti da musicisti. Sono incontri nei quali tutti hanno l'opportunità di incrociare esperienze musicali diverse con strumenti diversi a partire dalla voce e avvicinarsi anche a titolo personale a queste esperienze musicali. Quindi incontri conoscitivi, incontri di approfondimento per chi sa già qualcosa, ma anche semplicemente incontri di raccolta di suggestioni e di fascino rispetto all'esperienza musicale vissuta in prima persona. Mi fermo qui perché ho il piacere di chiamare sul palco il vostro sindaco, la signora mi permetterà di usare il maschile, ma porto grande rispetto, ma mi piace molto di più sindaco che non sindaca, il vostro sindaco, il vostro assessore alla cultura e anche la dottoressa Canizzaro, che so che ha un ruolo ma in questo momento mi sfugge esattamente, quindi se mi vogliono condividere con me questo spazio ho il piacere di condividere anche con loro queste poche idee. Grazie. Buonasera a tutti,
Non so se si sente, sì. Abbiamo i fari negli occhi, quindi vedo proprio benissimo. Vabbè, mi metto qua. Buonasera a tutti. Intanto un ringraziamento e benvenuto al maestro Berrini sul palco dell'Auditorium Casa della Pace Angelo Bernardino. Un benvenuto a Caulonia, come diceva lui, non è la prima volta, ormai è quasi di casa. A Caulonia quest'estate abbiamo apprezzato il Festival Cantiluna, in cui appunto il direttore artistico era il maestro Berrini, quindi molti di voi l'hanno già conosciuto e apprezzato. E come diceva lui, questa sera prende il via appunto Caulonia Cantiere del Suono. Caulonia Cantiere del Suono è un progetto che ha un'anima, è un progetto al quale abbiamo lavorato, nel quale c'è molta passione, è un progetto che si articola in tanti interventi che hanno un unico obiettivo, quello di valorizzare il patrimonio identitario di Caulonia, di esaltarne le bellezze, le bellezze appunto del nostro borgo, perché appunto Cantiere del Suono è un progetto ampio che ha visto Caulonia tra i primi classificati nella graduatoria regionale e è stato destinatario di un finanziamento di 1,5 milioni di euro che appunto prevede una serie di interventi sia sui beni materiali che rappresentano appunto il nostro patrimonio storico, artistico di Caulonia Superiore, di Caulonia, del centro storico, e quindi dicevo degli interventi che ne esalteranno le bellezze, che andranno a riqualificare alcuni beni appunto che fanno parte del nostro patrimonio storico, quali l'affresco bizantino, la torre campanaria e tantissimi altri interventi, ma all'interno del quale appunto abbiamo previsto un intervento che è un intervento sull'immateriale, ma che è l'intervento appunto che vede il maestro Berrini appunto coordinare tutta una serie di eventi, appunto 18 eventi che da questa sera fino a settembre accompagneranno e ci accompagneranno qui a Caulonia. E quindi che valorizzano il suono a 360 gradi, il suono in tutte le sue declinazioni. Quindi veramente un progetto nel quale c'è anima, ma c'è anche visione, perché appunto è stato costruito pensando e avendo quale obiettivo di quello di costruire una Caulonia migliore nel quale appunto la cultura la fa da padrona. E quindi noi la ringraziamo nuovamente da ieri, da oggi che il maestro è qui con noi, ma prima di lui sono venuti già quasi tutti i componenti del Tantando che da qui a qualche minuto apprezzeremo, e quindi grazie a lei e grazie perché appunto ci accompagnerà noi ma Caulonia in questo bellissimo percorso. Grazie. Solo due parole per associarmi ai ringraziamenti fatti dal sindaco nei confronti del nostro direttore artistico per la fiducia e per la condivisione di questo progetto che ha una portata elevata non solo a livello qualitativo, ma dice bene il sindaco quando parla di la cultura la fa da padrona, ma il progetto Cantiere del Suono è veramente un'immersione nel nostro passato, nelle nostre tradizioni, nella nostra storia, con una visione anche che va oltre il riscoprire e il valorizzare la nostra storia, ma è la visione di come tutto ciò, cioè tutte le nostre tradizioni, i nostri riti, la nostra cultura, le nostre bellezze possono incidere positivamente sul tessuto economico e sulla nostra comunità. È chiaro che per questo dobbiamo crederci tutti. Ringrazio ancora chi sposa questa iniziativa e l'amministrazione che in realtà fortemente ha voluto che il progetto fosse così elevato. Non era scontato perché molti comuni hanno partecipato all'avviso dei borghi e hanno utilizzato e investito tutte le risorse in interventi strutturali. Noi abbiamo deciso di investire in cultura.
perché crediamo che sia comunque la strada migliore per far crescere il nostro territorio. Quindi grazie ad essere qui, e non è un caso che comunque iniziamo con le percussioni, perché volevamo che ci fosse questo anello d'unione tra ciò che è suono e quindi dalla voce, e avremo tantissimi laboratori che parleranno di voce, di corpo, e ciò che in realtà trova nella musica popolare e quindi anche nelle percussioni la nostra identità. Quindi grazie di esserci e soprattutto grazie a 44 persone provenienti da Aosta che si sono immersi nel nostro borgo e lo hanno fatto proprio. Elisa Cannizzaro e insieme alla sorella Concetta sono quelle che veramente hanno dato l'anima affinché questo progetto potesse avere luogo. Siamo stati ieri sera insieme al gruppo che stasera si esibirà, è stato un momento commovente, dalla Val d'Aosta in Calabria a Cauroni. Abbiamo scherzato dicendo che questo brutto tempo di questi giorni non si era mai visto, e loro ci hanno detto: quando venite voi in Val d'Aosta portateci un po' di neve, perché anche dice che scarseggia la neve. Da noi scarseggiava l'acqua, è arrivata l'acqua. Noi, se veniamo, speriamo di portarvi un po' di sole, non di neve. A parte gli scherzi, siamo onorati di avere il maestro Berrini, Marco Berrini, perché io non ero addetto ai lavori, non sono addetto ai lavori, però è una personalità nel mondo europeo dei maestri di musica corale, è un maestro veramente conosciuto, rinomato, apprezzato, stimato. Quindi ringrazio Elisa, perché Elisa ha voluto il maestro Berrini come direttore artistico di questa sfida, in fondo è una sfida, perché quando dei borghi potevamo fare soltanto ristrutturazione dei beni artistici che noi abbiamo in Cauronia, però effettivamente questo sforzo ieri sera è stato emozionante per farvi capire, chi non è di Cauronia forse non sappiamo, durante il periodo della Quaresima un rito molto struggente, molto emozionante, si chiamano i Pater Nostri, e ieri sera, siccome c'era brutto tempo, non è stato fatto e non è possibile farlo nei luoghi caratteristici di quella figura, è stata fatta la chiesa dell'Immacolata. Vi giuro che si respirava un'aria anche per i ragazzi. A proposito, saluto per tutti il loro maestro Marco Giovinazzo, perché effettivamente, ecco, sentendo quelle note si capiva quello che noi vogliamo far capire a tutti, che l'identità del nostro borgo storico passa soprattutto con le tradizioni musicali. Consentitemi un particolare, visto che stiamo venendo fuori dalla guerra contro il Covid, purtroppo c'è una guerra alle nostre porte. Di fronte al contro, l'etica della sopraffazione, della potenza, deve prevalere l'etica del dialogo, e mi auguro che la musica possa essere fonte di dialogo in tutti i luoghi del mondo. Grazie e buon ascolto.
sedi tore ti tete tigi la mela e tigi ne la falla za nunu e jo se da te di tore la falla zulin La falla zanunu e jos da te dito e la falla zulin e bentunde an merrak quittari anifa da se dito e ti tete cantando, grazie. Buonasera a tutti, sarò breve perché sono molto emozionato e già quando non sono emozionato faccio fatica a parlare, figuratevi stasera. Perché sono emozionato? Perché cantando è per Pallone, grazie a delle persone speciali che ci hanno creduto, perché poter dalla Val d'Aosta un quartetto d'archi non è così facile. Grazie e soprattutto al direttore Marco Pierini, che noi ad Ossa lo conosciamo bene, come lo conoscono ovviamente in tutta Europa, ha creduto in questo progetto, duramente, ma abbiamo conosciuto tante braccia qui a Pallone che hanno veramente lavorato sodo per portare un gruppo di questo, insomma, così pesante, no? Fino a qui. Noi stiamo cantando, siamo un'associazione di promozione sociale. Utilizziamo la musica per stare insieme, utilizziamo la musica e questa passione per le percussioni e non solo, come avete sentito, per fare dei progetti, cerchiamo di lavorare un po' nel sociale, cerchiamo di mandare questo messaggio che appunto che la musica unisce. Questa sera cerchiamo di passare una serata allegra, perché questa è la nostra missione, quella del direttore Marco Pierini, quella di tutti voi, quella della sindaca, dell'assessore. Nonostante questo periodo, noi dobbiamo continuare a fare queste cose, questa musica anche allegra, per trasmettere un certo tipo di messaggio. Noi cantando abbiamo messo questi straccetti di pace, che speravamo di non metterli, perché è una vecchia idea di Emergency, dopo l'11 settembre, con questo appunto straccio di pace, e purtroppo siamo ancora qui che parliamo di pace, però è il caso di continuare a parlare. Noi lo facciamo suonando
abbiamo iniziato con un pezzo dei Kinary Wham, iniziamo sempre i nostri concerti con questa musica del deserto, questo è un gruppo molto interessante, Tuareg, e iniziamo con questi brani un po' con un po' di energia per poi andare avanti, caricare noi e speriamo anche un po' poi per poi andare avanti nel nostro concerto. Noi il prossimo brano che vi presenteremo è un brano che fa parte del nostro ultimo disco che purtroppo abbiamo presentato veramente in forma molto piccola perché appunto con la situazione sanitaria di questi ultimi anni non ci è stato possibile farlo. Si intitola Mugan, Mugan 2020, noi l'abbiamo fatto un paio di anni fa, mi sembra due, quando avevamo 20 anni, adesso ne siamo un po' più vecchi, quindi insomma non solo non siamo tutti giovanissimi noi, anche se fortunatamente come vedete ci sono un po' di generazioni sul palco, ma la nostra associazione ha 22 anni, quindi siamo molto orgogliosi di continuare a stare insieme dopo tutto questo tempo, quindi Mugan. Mamma mia,
Maggio, che c'è Maggio. Come va? Per adesso come va? Sentite bene? Perché in realtà Marco, il direttore Marco Berrini ha elogiato per il coraggio di portare un gruppo così, di andare avanti, ma in realtà siamo più coraggiosi noi che cantiamo davanti a lui, e quindi siamo pari. E quindi allora il brano che vi presentiamo ora è un po' la parte acustica di quello che avete appena sentito, che si chiama Africa Farafì, e noi come associazione abbiamo un progetto di cooperazione culturale in Burkina Faso, che è uno stato piccolo sotto il Mali, forse uno dei più poveri al mondo, e fortunatamente riusciamo ad andare, o meglio, prima di questo disastro si andava due volte all'anno, abbiamo un centro culturale, lavoriamo con tanti bambini, e ovviamente abbiamo conosciuto tanti maestri del nostro strumento, che appunto che è questo tamburo qui, è il djembé, che usiamo appunto come, non tanto come strumento musicale, ma come strumento di viaggio per conoscere altre culture, per entrare in contatto subito con i popoli, in questo caso del Burkina Faso, un popolo veramente fantastico. Abbiamo conosciuto tanti maestri, e questo è un po' il sunto, questo brano, di tutti questi anni di lavoro con loro, di cosa ci hanno insegnato e cosa noi riportiamo qui con tutta l'umiltà di un europeo che può suonare questo strumento qui, ma con la voglia di far conoscere questa cultura bellissima africana. Quindi se non sapete cosa fare, noi agosto torniamo giù, venite giù con noi. Omaggio ai maestri. Dimenticavo di dirvi che questa è, per i Tantando, è la trasferta più a sud. Perché è vero che andiamo in Burkina Faso, che è ancora più a sud, ma come gruppo eravamo arrivati fino a Roma, e essere qui in Calabria per noi è un piacere, e per me è un'emozione forte, perché io, i miei nonni sono nati e vissuti a San Giorgio Morgeto, che è qui vicino, e quindi è un po' un ritorno per me. Adesso non voglio annoiare Tantando, ma questo è veramente un'emozione molto forte. E questo pezzo lo dedichiamo a tutti voi, ma in particolare ai miei parenti che non vedo dalla vita, che sono lì. Omaggio ai maestri. Thank you.
Lasciamo il palco, ora la parte elettrica, abbiamo fatto questo lungo brano dove abbiamo appunto, siamo un po' ritornati in Africa, una terra che amiamo tantissimo, e lasciamo invece il palco alla band elettrica, in un brano che si chiama Balancan e che è stato composto dal nostro bassista Maurizio Amato e che appunto è stato messo nel disco, nell'ultimo disco. E mentre la band sale, vi ricordo che all'uscita ci sono t-shirt, ci sono dischi, ci sono chiavette con della musica che abbiamo registrato anche in Africa, eccetera. Noi non vendiamo nulla, nel senso che prendete quello che volete, qualora vogliate fare un'offerta per il progetto, bene, ma altrimenti non vi preoccupate. È importante che ascoltiate la nostra musica. E se non l'ascoltate, i CD servono anche per arredare gli scaffali, chi se ne frega. Quindi buona serata.
Thank you.
Aremu. Ero ma a gele o cuo o cuo a colonna a colonna va va. Chiediamo la luna, chiediamo soltanto un po' di serenità, basta guerra, basta tutto. Maria Castaneda! Maria, Maria, quanto soffrire in questo mondo del religioso, della santeria cubana anni fa, ci siamo un po' innamorati, ogni tanto viene a suonare con noi, siccome eravamo appunto a 50 metri da casa, come rivincono, e così è stato. E andiamo avanti con il nostro programma, ringraziando intanto i fonici, perché altrimenti mi dimentico. I fonici è un progetto veramente difficile da portare sul palco, siamo in tanti suoni, rientri, eccetera. Questa sera sono con noi due persone amici di Tantando, sono due care persone di Vittorio Veneto, che amici da lungo tempo, che hanno deciso di fare questa avventura con noi, stanno filmando tutto, non so cosa verrà fuori, ma ve lo faremo sapere. Grazie veramente a Elisa Giorgio di essere qui con noi. Questo brano che seguirà è un brano abbastanza corto e si intitola Tubab. Tubab è la prima parola che abbiamo sentito quando siamo andati in Africa. I bambini, quando l'uomo bianco passa per le strade, grida Tubab, Tubab, l'uomo bianco, l'uomo bianco. E siamo un po' innamorati di questi bambini, anche di questa parolina, perché insomma siamo l'uomo bianco per questi bambini meravigliosi. Tubab. Thank you.
un fiatone. Quando è iniziata questa avventura. Allora, cosa c'è adesso? Cosa c'è adesso? Adesso c'è Pallidi. Pallidi è un brano, è scritto da noi, e dopo che, sempre in uno dei nostri viaggi in Africa, quando abbiamo visto il... non mi ricordo quando era serata d'agosto, diciamo, che era una sorta di festa del paese, dove a un certo punto è arrivato il sindaco, è arrivato l'assessore alla cultura, il segretario del ministro, eccetera, e hanno fatto un paio di discorsi, e poi e poi si sono cambiati e sono arrivati sempre in questa cerimonia ufficialissima con tutte le autorità del Burkina Faso, tutti colorati, veramente colorati, vestiti benissimo, e poi ho scoperto che era loro vestito di ordinanza, solo con il fiatone perché non ho più le caratteristiche così. Perché non so se avete notato che in realtà ci sono un sacco di giovani e spero che mi lasciano a casa presto. Comunque, e loro pensate, si sono, vabbè, hanno fatto il loro discorso per loro con questi vestiti bellissimi e poi sono messi a ballare perché lì si balla sempre, quindi invito anche poi la sindaca e l'assessore a ballare qua con noi perché non mangio un po' all'Africa. Allora, durante il viaggio di ritorno mi sono proprio chiesto, ma veramente siamo pallidi, nel senso che abbiamo questi vestiti sempre neri con la cravatta eccetera, mentre lì c'è l'esplosione del colore, e quindi insomma mi è venuta questa cosa qua, ne ho parlato intanto, e faccio con un po' di orgoglio, noi andiamo in Africa a cercare di unire queste due culture e comunque rimaniamo pallidi. Dei fiori, di voci, odori, di follacca o di cobriaco, di spezie, esplosione cromatica, dove vedrò una voce che mi grida mai più pallidi. Sento dentro una voce che mi grida mai più pallidi.
sono, siete, siamo. Colori dell'Africa, voglio dal nero, da grigio, banane, di sapo, di sogni, veste formale. Del Sud America, mi voglio dal nero, da grigio, banane, di sapo, di sogni, veste formale. Un uragano di profumi della via. Forse presenteremo tutto il gruppo, ma per ora mi limito ad Antonio Gigliotti alla batteria, Maurizio Amato al basso. Poi ci sono, maestro, venga qua vicino, perché vieni lo stesso. Allora, noi eravamo stati invitati qui il 20, Marco, il 22 gennaio? No, il 24 è il suo compleanno, abbiamo preparato una cosa che ovviamente non faremo, però te la dedichiamo lo stesso. Lui è stato il fondatore di Tantano, il primo chitarrista, quindi il passato, se ti puoi accomodare adesso, il passato. Marco Brunet! Il quasi passato è presente, Sandro Bello, ma soprattutto il futuro, Sandro Marco. C'è qualche altra persona importante da presentare? No, nessuno di rilevante. Allora, presentiamo Tumanà, che è un pezzo che non ha bisogno di presentazioni, cioè, non la conosce nessuno, Poi c'è il calabro sardo qua, Enrico Bandini. Thank you.
tu manà come nat manà la lavolo tu manà tu valo tu manà come nat manà la lavolo. Canawasu maru mana maru mana gore na maru maru di garapanu di ni canawasu maru mana maru mana gore na maru maru ma why tu ma tu mana. Salutiamo con quest'ultimo brano e ringrazio veramente di cuore tutti voi, io so cosa vuol dire organizzare e grazie, molto gentile.
E quindi uno sforzo enorme, speriamo. Noi ci siamo divertiti tantissimo, siete stati bene, abbiamo avuto ieri un'accoglienza pazzesca. Anche oggi. No, perché l'accoglienza è stata di un metà gruppo ieri, metà oggi. Il problema, l'unico problema che abbiamo qui in Calabria è che ci danno poco da mangiare. Questo è un problema che io spero che si risolva nelle prossime edizioni. Perché arrivare e trovare 70 kg di zeppole è stato brutto. È stata una brutta esperienza. Allora, stasera sono con noi, i miei due fratelloni, Manuel e Remy, ai fiati, che da sempre ci supportano, grande qualità, grande amicizia. Questa sera ci sono due special guest, perché sono due trombonisti eccezionali, quindi Giulio e Alessio, un abbraccio. La mia amica e collega, la grandissima Paola May, che è qui con noi. E poi non posso presentarvi tutto il gruppo perché è tardi, quindi avrei deciso di fare questa cosa qui. Vi presento a nome di tutte le splendide ragazze dei Tantando, perché sono, oltre a essere brave, belle, simpatiche, si fanno anche un bel mazzo per andare avanti questo gruppo qui. Deborah, a nome di tutte le ragazze, prenditi questo applauso. Brava Debbie. A nome di tutte le ragazze, grazie, grazie, grazie. E a nome di tutti i giovani, diciamo che c'è il nostro capo Andrea, a nome di tutti i giovani, Andrea Severino. E a nome di tutti noi vecchietti, il nostro presidente Giacomo Greco. Quindi insomma ci sono un po' di generazioni, come avete capito, e per me questo qui, oltre ad essere in Calabria, oltre ad avere amici e parenti, è anche una bella festa del papà, che sono qui con la mia bambina. Per me!
Grazie a tutti, buonanotte, speriamo di vederci presto qui da noi in Centro Italia, rivediamoci. Buona serata a tutti. Thank you.
su corazón, charami, sherry, su corazón. Pensavate che sarebbe un solo casino, siamo anche sentimenti. Per alzata di mano, facciamo un programma, ce ne torniamo. Ci garantite che qualcosa ci fate mangiare? In questi giorni.
Essere qua, questo mi piace così cosa, veloce veloce wasa wasa. Dove andare, cosa evitare, che viaggio devo fare, cammina cammina agilità, presto presto vieni qua.
stavolta ce ne andiamo davvero. Promesso. Thank you.